ragno di legno è il più esperto costruttore di ragnatele in tutta la sua specie. Di recente, un gruppo di scienziati ha somministrato dosi di sostanze psicoattive a queste piccole creature per osservarne poi gli effetti sulle loro ragnatele. Sottoposto ad una piccola dose di LSD, un ragno ha costruito la sua ragnatela secondo una struttura particolare, minimalista. La struttura della ragnatela del ragno sottoposto a caffeina non ha subito cambiamenti, ma il comportamento di quest'ultimo sì. Il ragno sottoposto alla THC, l'ingrediente principale della marijuana, non ha costruito una ragnatela, ma un'amaca, dove si è sdraiato tutto il giorno mentre guardava il ragno della caffeina andare. Dandogli dell'alcol, uno dei ragni ha costruito una ragnatela, ha trovato un partner e ha prodotto oltre 100 di suoi piccoli. Ma il ragno ha ricevuto un ordine restrittivo e ora non può più avvicinarsi a più di 100 cm dalla ragnatela. Il ragno della cocaina ha deciso che costruire ragnatele era per sfigati, quindi ha aspettato che il ragno della caffeina fosse esausto, lo ha sorpreso da dietro e gli ha sparato un colpo dritto nel culo. Bella ragnatela, signor ragno cocaina. Arrivato l'inverno, il ragno sotto marijuana non aveva una ragnatela dove stare, quindi si è trasferito in quella del ragno cocaina, diventando la sua troia. Per più informazioni sulla troia del ragno cocaina, contattate la salvaguardia della fauna selvatica canadese a Ottawa.